Buongiorno ragazze, benvenute alla giornata della tuta. Cute! Io sto spesso in tuta, il weekend spessissimo in tuta, lavoro non vado in tuta, però ecco, sto spesso in tuta, l'ho già detto, sto in tuta. E ne ho approfittato oggi, visto che avevo un po' di tempo e che la tuta non prevede che ci siano trucchi impegnativi, perché siccome è trucco impegnativo e tuta rosa non hanno molto a che fare l'uno con l'altro, per parlarvi di due prodotti principalmente. I due prodotti di cui vi parlerò, vi faccio, vabbè, una brevissima introduzione. Vorrei rifare un trattamento rinforzante allungante per le ciglia, ma la prossima settimana vado a provare la laminazione, che ovviamente vi farò seguire su Instagram, come i vari trattamenti di bellezza che state vedendo questi giorni. Andrò a provare la laminazione, quindi ho comprato il prodotto ma non l'ho ancora iniziato, perché aspetterò poi di vedere l'effetto della laminazione e lo inizierò quindi magari la settimana dopo. Ho fatto un po' di ricerca su Instagram, alla fine ho chiesto a Elena di Vanity, cioè io e Elena siamo amiche, siamo in contatto, e ho detto: Ele, cosa prendo? E lei mi ha detto subito X-Lent di Lepo, eccolo qui. Mi ha consigliato anche dove comprarlo. Io in questo momento non mi ricordo il nome del sito, ma ve lo metto qui sotto. E visto che mi mancavano degli euro per arrivare alla spedizione gratuita, ho anche preso questo Eye Contour Immediate Lifting Effect, c'è anche in italiano, siero contorno occhi effetto tensore immediato, che è questo siero che mettete sul contorno occhi e vi dà immediatamente un effetto piallatura. Li ho comprati con i miei soldini sfruttando un codice sconto del 10%, 15% che ho trovato sul blog di Vanity, quindi questi due prodotti me li sono comprati io. E vi faccio vedere in diretta l'effetto del siero tensore contorno occhi. Mi è anche venuto in mente che l'anno scorso da Melissa, dopo il Cosmoprof, visto che questo prodotto, se non sbaglio, aveva vinto il prodotto Cosmoprof, eccetera, eccetera, mi ero andata a comprare il New Age Filler anti rughe istantaneo primer trucco viso occhi di Alchemilla, l'avevo comprato da Melissa. Eccolo qui, quindi oggi vi ho fatto vedere questo di Lepo. Nel prossimo video, se volete, proviamo insieme, l'ho usato una volta, non mi ricordo più se vi piace o meno, il New Age Filler di Alchemilla, magari li mettiamo a confronto e vediamo un po' quale ci piace di più. Visto che avevo tempo, vi faccio vedere un'altra cosa in questo video, un altro prodotto che ho comprato con i miei soldini da Hyper Soap, ed è l'Ambelivi Brow Longwear Brow Gel di L'Oreal. Eccolo qui, io ho preso il colore brunette, forse per me è lievemente scuro. Vi faccio vedere come lo applico e vi dico anche che cosa ne penso. Quindi tre prodotti, tutti che mi sono comprata io, e vi faccio vedere in diretta come li metto e vi do anche le mie opinioni. Dopodiché, insomma, vedete un pochettino come ho completato questo look un po' rosa, un po' bambolina, con tutti i trucchi che avevo già in stock. E niente, vi lascio alla visione di questo video, così magari se questi prodotti vi incuriosiscono li vedete anche un po' in diretta utilizzati. Come parlo! Non mi fermo mai! Noi ci vediamo al prossimo video, buona visione a tutte, ciao! Buona giornata della tuta a tutte! Cute! Mango! Mango! Ed eccoci qui, allora iniziamo immediatamente con il siero contorno occhi effetto tensore immediato, con estratti di cesalpinia spinosa, kigelia africana, quillaia saponaria, polisaccaridi e argille. Argille secondo me è il punto chiave di tutta la situation qua. Istruzioni, vediamo se c'è scritto da qualche parte, se no ve lo dico io, ve ne mettete un goccino sul dito. Io ho preso questa mini taglia da 10 euro, ci sono dentro 5 ml di prodotto, quindi è veramente pochino, però serve giusto per provarlo. Vi faccio vedere come funziona. Allora, avvicino innanzitutto perché dobbiamo controllare bene la zona contorno occhi per quanto possibile sia con questa videocamera. Dopodiché un goccino, ma esattamente un goccino di prodotto. Ecco qui, poso, eccomi, vedete, un goccino, distribuisco tra i due polpastrelli e picchietto nella zona. Allora, dopo l'applicazione bisogna stare fermi qualche minuto, proprio perché si va a creare un film, come se fosse una pellicolina sulla pelle, che la fa apparire immediatamente più tesa e con le rughe più appiattite. Ora io non so se
l'effetto si vede dalla videocamera, vi posso assicurare che dal vivo la zona appare evidentemente più liscia, anche se è un effetto temporaneo. Si può eventualmente passare a una seconda applicazione, io in genere non lo faccio, lo faccio oggi giusto per dare meglio l'idea. E possiamo proseguire adesso con il resto del trucco. Vi dico che l'effetto, sono andata a guardarmi adesso allo specchio in bagno, si vede, è ovviamente temporaneo, quindi io in questi giorni lo sto mettendo tutte le mattine perché volevo vedere, se funzionasse o meno. Normalmente diciamo che non è un prodotto che utilizzerei tutti i giorni, ma magari prima di uscire la sera o per un'occasione in cui voglio truccarmi un po' di più e avere appunto, o che ne so, in un periodo in cui sono più stanca, o le rughe di espressione più, cioè, lo so fare, le righe di espressione più segnate. Ecco, non è un prodotto che utilizzerei tutti i giorni, però in questi giorni l'ho usato tutti i giorni per vedere se funzionava. E sì, funziona per un tot di ore, l'effetto piallatura c'è. Passiamo adesso al resto del trucco, che ovviamente, essendo la giornata tuta, sarà iperleggero, però così vi faccio vedere anche il prodotto per le sopracciglia. Iniziamo però con questa Dior Skin Nude BB Cream, che vi faccio vedere sempre, BB Cream. Allora, mi chiedete spesso di darvi più informazioni su questa BB Cream. Scusate, sono cretina io che non vi dico, dandolo per scontato che voi lo sappiate, dando per scontato che voi lo sappiate, che questa BB Cream mi hanno detto tempo fa che non è più in produzione, infatti è molto vecchia. E io la sto finendo proprio perché la voglio finire e mi spiace buttarla, visto che ce n'è ancora dentro, però non è più in produzione. Quindi, se non vi facevo vedere il nome esatto della BB Cream, è solo per questo motivo. Altri fondotinta di questo genere che a me piacciono molto, ovvero molto leggeri, coprenti, però ecco che non fanno effetto pastone, ci cioè sono quello di Paola P, che io adoro, e la crema quella di Alchemilla mi piaceva tanto, quella che praticamente aveva dentro quei microgranuli di colore che poi esplodevano mentre vi spalmavate la crema sul viso. Tra l'altro, ho visto che adesso Paola P uscirà con un prodotto simile. Probabilmente lo lanceranno in occasione del Cosmo Prof, non vedo l'ora. Cosmo Prof ancora, non so ancora se quest'anno ci andrò perché ho delle cose da sbrigare qui a Torino e quindi probabilmente deciderò all'ultimo. Correttore, questo è un correttore che vado a mettere sul prodotto, mi piace perché è leggero ma è illuminante, però non è un prodotto che consiglierei se avete bisogno di una coprenza pazzesca. Io non uso correttori particolarmente pesanti, quindi questo Garnier Roll-On colore non lo so, va molto. Avendo messo quel sierino lì, vado più a tamponare che non a stendere, quindi ecco, finché posso tampono il prodotto. Comunque guardate che è effettivamente più liscia questa zona qui. Secondo me è un prodotto che hanno azzeccato, che funziona. Vorrei anche provarlo su queste rughe per vedere se si vede una qualche differenza prima e dopo. Ok, passiamo adesso al prodotto per le sopracciglia. Questo Unbelievy Brow Long Wear Brow Gel l'ho visto in pubblicità alla televisione, non ci ho poi più pensato, però l'ho rivisto da Acqua e Sapone quando ci sono, no, da Iper Soap, quando sono andata l'altra sera a comprare delle cose, quindi l'ho preso. L'ho provato 3 volte e vi posso dire qual è la mia opinione e vi faccio vedere come lo applico io. Allora, la mia opinione è, non dura assolutamente, cosa dice qua? 2 giorni? No, anche perché è un prodotto waterproof, ciò significa che dovrebbe resistere all'acqua e al sudore, ma quando voi la sera vi lavate la faccia, usate anche il sapone o il latte detergente e quindi non posso assolutamente dire che sia un prodotto che dura 2 giorni. Però dura sicuramente più di una matita normale se ad esempio voi come me la mattina andate a lavoro, dopo lavoro andate direttamente in palestra e magari dopo la palestra avete un aperitivo o una cena con le vostre amiche o dovete andare a trovare la vostra mamma e non avete voglia di ritoccare le sopracciglia. O quando arriverà l'estate, in estate si suda di più, quindi una cosa che ho notato è che no, non dura assolutamente 24-48 ore, perché io la sera quando mi lavo la faccia uso il sapone o comunque dei detergenti che non sono acqua e quindi lo lava via. Dura però di più di una matita normale, sì, perché post palestra un paio di volte io mi sono guardata le sopracciglia ed erano ancora effettivamente in ordine. Vi dico anche una cosa sull'applicazione. Allora, è fatto, si presenta così. Unbelievy Brow, eccolo qua, sembra un correttore di Nabla per dire,
e quando lo tirate fuori ha questo applicatore. Io la prima volta avevo fatto così e poi avevo usato il pennellino. Sebbene avessi pulito bene l'applicatore, si era comunque accumulato troppo prodotto nella parte iniziale del sopracciglio e aveva reso l'effetto molto poco naturale. Dalle volte successive prendo l'applicatore, stendo sulla mano e vado a pucciare con il pennellino, dando poi dei piccoli pennellamenti. All'interno della confezione c'è, in effetti, c'è infatti questo pennellino qua, da un lato pennellino, dall'altro spazzolino. Quindi metto il prodotto sulla mano, puccio il pennellino, vado a dare dei piccoli 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 trattini, poi passo la spazzolina e così sì, l'effetto c'è, è più naturale e il prodotto mi dura tutto il giorno. Adesso vi faccio vedere come faccio. Allora, prodotto, puccio qua sulla mano, tanto poi va via, non vi preoccupate. Pucciatina di pennellino, specchietto e faccio dei trattini. Concentratevi di più dove magari avete le zone che devono essere riempite meglio o di più. Dopodiché spazzolate per distribuire meglio eventuali accumuli di prodotto. Voilà, non ci va nemmeno così tanto tempo. Guardate come è più intenso il colore di questo sopracciglio rispetto all'altro. Quindi, fatta una, fatta l'altra. Ora sembrano molto molto intense, ma vedrete che poi con il trucco si uniformeranno di più al resto del viso e non risulteranno più così forti. Poi prendete una velina e tirate via il prodotto. Se fate abbastanza in fretta non avrà tempo di asciugarsi. Vedete, mi è rimasta una macchiettina, però poi vado in bagno e me la levo. Tra l'altro, un'altra cosa che potete fare è che io ho fatto per il secondo sopracciglio. Invece che mettervi il prodotto sulla mano come se fosse una tavolozza, andate a pescare col pennellino direttamente dall'applicatore o dal bordo del dispenser qua. Comunque considerate che questo coso qui, se non lo faccio seccare, mi dovrebbe durare all'incirca 10 anni, per quanto poco ne uso ogni volta. Ok, proseguo adesso con il resto del trucco. La giornata tuta prevede che io mi trucchi pochissimo, però ecco, giusto per essere ordinata per andare poi a fare due commissioni, quindi un po' di cipria compatta messa con pennello Real Technique. Insisto un po' di più sulla fronte, che è la zona che mi si lucida di più. La cipria è Defa ed è la Silky Matte Powder 001. Eccola qua. La terra è questa qua come si chiama, di H&M, che vi ho fatto vedere da poco perché non ho tirato fuori un'altra terra, detto proprio molto molto onestamente. Quindi terra H&M, continuo assolutamente a suggerire di acquistare questo trio. Non so in realtà se sia nemmeno ancora in vendita. Comunque si chiama Face Palette 123 e questa semplicemente. Come blush torno a Defa. Oggi ho messo in ordine i trucchi e quindi ogni tanto faccio questo riordino di trucchi e rispolvero cose che normalmente uso poco. Che buon profumo che ha, tra l'altro, sa di caramella, buonissimo. Oggi è una giornata tutta pink, quindi blush pink, smalto pink di Fabi, che è il, non mi ricordo, ve lo metto nell'info box. Un pochettino di illuminante Peterac, sempre pink, perché è la giornata pink, tutta pink. Mascara, con il mascara possiamo, ah, è questo lo smalto, eccolo qua. Innocent Fantasy, eccolo qui, un pink molto sobrio, molto soft. Invece, come mascara mettiamo la base di Essence che si chiama Lash Base. Non so quanto ancora mi durerà questa Lash Base, quindi siete assolutamente benvenute nel consigliarmi altre basi bianche per mascara. Perché l'altra base bianca che conosco io è quella di Dior, non ne conosco altre.
Mascara vado ad abbondare con questo Sephora che è il Cinescope, Cinescope, e vado a fare passate finché le ciglia sopportano. Eccoci qua, il mascara va sempre bene e bisogna sempre metterne tanto. Questo non è un mascara che quando avevo comprato mi aveva lasciato particolarmente colpita, però ecco, voglio finirne un po', voglio farne fuori un po', e quindi adesso sono nella fase Sephora, ho fuori questo, il Cinescope e l'Outrageous Curl, che invece mi era piaciuto tanto. Ok, ultimo tocco, le labbra, che terrò sempre Ho ritirato pink. fuori la Undressed, la matita Undressed della collezione Undressed di Peter Hack, e questa è la Silk, quindi matita rosa, poi non metterò il rossetto, metterò sopra un gloss. Il gloss prescelto è quello di Neve, Neve Cosmetics Vernissage Natural Gloss, e questo colore è il Multiform, Multiform. Ho scelto questo gloss perché non è trasparente, è anche un po' pigmentato, quindi va bene avendo solo la matita sotto. Voilà, ho abbinato un trucco leggerissimo alla felpa e alle scarpe, perché ho anche le scarpe rosa, vediamo se riesco a farvele vedere. Eccole qui, rimanendo però ecco sportiva in un certo senso, cioè non è assolutamente un trucco impegnativo, però ne ho anche approfittato per farvi vedere il prodotto delle sopracciglia e il contorno occhi. Indubbiamente a breve, come avrò probabilmente accennato nell'intro del video, vi farò sapere qualcosa di questo X-Length ciglia e Alchemilla New Age Filler Antirughe Istantaneo Primer Trucco Viso Occhi. Insomma, prossimamente proveremo lui, che ce l'ho da un anno, però vabbè, lo proveremo a breve. Noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata della tuta a tutte. Ciao!